Nella suggestiva casa vestita di Grottaglie, in provincia di Taranto, abbiamo avuto un incontro speciale con il giornalista della RAI, Raffaele Nigro, ed abbiamo colto l'occasione per chiedere a lui il motivo della sua presenza nella cittadina grottagliese. Dire che da tempo Roberto Murano mi aveva parlato della ceramica di Maestro Pinto, che io avevo intravisto passando, e avrei dovuto mandare degli scritti su Federico II da tempo, perché avevano intenzione di organizzare una serata particolare. E allora abbiamo pensato di realizzare un servizio per il maestro con un'intervista, facendo vedere questa produzione straordinaria legata un po' al Medioevo, alle corti, a Federico. Noi siamo stati prima alla bottega del Maestro Pinto e poi però aveva una carta nascosta a Murano, perché mi ha detto adesso andiamo a casa vestita perché si fa vedere qualcosa di particolare, di straordinario venuto fuori. E qua veramente c'è viva di Dio. Cioè questa è una casa museo. È tra Medioevo, Settecento, mi hanno fatto vedere un pavimento romano, nella parte più bassa dell'edificio. E adesso la figlia del maestro Vestita ci ha un po' raccontato, illustrato quello che è accaduto in una cripta basiliana scoperta casualmente, tirando fuori del materiale che risulta da una grotta, con degli affreschi, diciamo, che sono conservati veramente bene. Ma poi siamo entrati a vedere il museo vestito. Ci sono dei locali eccezionali. Cioè, io mi chiedo come abbia fatto questo uomo per tanti anni a spendere tanto denaro per restaurare tutto questo edificio, lavori a cui avrebbe dovuto perlomeno partecipare alla sovrintendenza, ma che un privato ha dimostrato che per amore di una città e per amore dell'arte può essere realizzata appunto, diciamo, senza l'intervento E a tutti gli effetti possiamo definirla una gemma in questo bellissimo quartiere, del pubblico. che Questo intanto è un luogo unico che potrebbe ospitare dei concerti da camera, potrebbe ospitare anche delle presentazioni di libri. Cicero Prodomo suo, ovviamente. Io parlo di Ci libri. penso io. Ci pensa il dottor. Comunque lo abbiamo già fatto, eh? Abbiamo già, cioè hanno già iniziato, diciamo, noi grottagliesi abbiamo già goduto di queste performance. Luogo è straordinario, poi ha una sistemazione di giardino un po' arabeggiante con la presenza di agrumi e questo colonnato che è proprio di un gusto neoclassico e che ha poco poco ripreso, veramente poco, torna ad essere splendente. Complimenti, ripeto, alla famiglia Vestita, complimenti a Grottaglie che ha ancora di questi luoghi e che spero li difenda fino a che può, e complimenti al maestro Pinto che ha capito che l'artigianato deve portare all'arte. È la prima volta che viene a Grottaglie, cosa potrebbe dire un po' per migliorare un po' il turismo un No, è po' la qui? prima volta che vengo di novembre, ma D'estate. a Grottaglie, D'estate diciamo, è di casa. ci vengo da una vita, anche perché con la storia della cultura abbiamo provato a realizzare incontri con scrittori, Letterari. Dottore in bottega, sì. No, sì, proprio in bottega. esatto, nelle botteghe, e poi perché con la De Vincenzi tante volte abbiamo lavorato sia sul museo, sia nelle manifestazioni dedicate all'arte che qui si sono sempre tenute. D'altro canto penso che Grossani sia un luogo che non può mancare diciamo, dalla vita e dalla cultura delle persone. Quando avevamo il premio Uri di Taranto, io ad ogni stagione, ad ogni manifestazione portavo qui gli scrittori. Mi ricordo una volta venni con Carlos Gorlotti ed era
diciamo, era comprò due o tre pomi per portarseli in Friuli e diceva, ma è possibile che esista una città così arcaica, così che sembra uscita dall'età della pietra ieri sera? E lo portai a vedere diciamo, l'antro del Monaco e lui era stranito, dice, ma io devo scrivere qualche cosa su questo luogo. Dobbiamo riportare però. E un altro anno, fu un fatto straordinario, portammo qui, sempre per due di Taranto, Mario Luzzi e Carlo Bo, e rimasero estasiati da questo quartiere di Ceramica. Bene, grazie, è un bellissimo contributo per la città di Grottaglie. Cittadino onorario, e sicuramente questo darà la stura, secondo me, a un salotto letterario in casa di Spita, magari televisivo. Magari si può invitando fare invitando il dottor Nigro quando presenterà il suo nuovo libro, per esempio. Per esempio. Ma in primavera c'è l'ultimo lavoro del professor Nigro che è ancora in corso di stampa, lo presenteremo qui a Grottaglie in questa bella cornice, va bene? Ecco, è una promessa. Siamo aperti.